Ciao a tutti, oggi prepareremo il salmone al cartoccio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono cipolla, basilico, prezzemolo, capperi, olio evo, sale, pepe, acqua, patate tagliate a fette, salmone fresco e pomodorini tagliati a fette. Diamo il via alla ricetta. Abbiamo posizionato i tranci del salmone nel varoma e nel vassoio del varoma con carta da forno e abbiamo tagliato i pomodorini e posizionati sopra il salmone. Mettere nel boccale la cipolla, il basilico e il prezzemolo. E lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere i capperi, il pepe e un pizzico di sale e l'olio. Ed azionare il bimby per 5 minuti, 120 gradi, velocità 3. Mettere sul pesce il trito. Senza lavare il boccale, mettere l'acqua che deve essere tiepida. Mezzo cucchiaino di sale. Posizionare il cestello con le patate. Chiudere con il coperchio senza il misurino. Posizionare il varoma dopo aver chiuso la carta da forno. Chiudere la carta da forno anche qui. Posizionare il vassoio del varoma, chiudere con il coperchio e cuocere per 25 minuti, temperatura varoma, velocità 2. Il salmone è cotto. Le patate sono cotte, impiattare e servire. Salmone al cartoccio. Grazie e alla prossima ricetta.